We'll be right back.
Il karma e la paura della mente. Dai maestri di luce della fratellanza bianca, sacra luce, il karma e la paura della mente, che non si sente perdonata e che vuole annullare le sue cattive energie precedentemente generate, o sopite, nella sofferenza. Può essere così perché il cosmo richiede un certo equilibrio, ma è anche un desiderio della mente stessa, che non si abbandona, che non vuole essere custodita e salvata da Dio, e che, per suo orgoglio, non vuole accettare il perdono, cercando da sola l'espiazione sulla terra, per andare oltre e realizzare il salto di qualità, che la conduce alla liberazione, dovrebbe comprendere questo, evitando così di scegliere percorsi di dolore. La maggior parte dell'umanità, anche se non lo diresti, avrebbe già pareggiato in larga misura le sue energie, e basterebbe per molti, che venisse generato dalla mente il proposito di ricercare Dio e di offrire tutte le proprie azioni e risultati a Lui, per liberarsi di quel karma ancora residuo, in quella stessa esistenza. Se ti senti libero, se permetti alla tua mente di perdonare se stessa, di aprirsi all'amore di Dio, la tua vita sarà più leggera e potrai generare pace e consapevolezza, azioni di luce, che annullano ogni karma passato. Esso è anche l'ostinazione della mente, che non vuole dimenticare né i torti subiti né quelli compiuti, creando così sottili legami che si perpetuano nel tempo molto a lungo. Se con l'amore del cuore la mente poco per volta si lascia avvolgere e diventa meno caparbia e più dolce, può incominciare a dimenticare annullando così molte energie disarmoniche, che chiederebbero sofferenza per essere dissolte. Infatti se chi ha sofferto non perdona, spinge gli artefici del proprio dolore ad espiare, creando legami senza fine poiché, dolce essere, chi farà soffrire chi a sua volta ha fatto soffrire? Quali eventi potrebbero innescarsi, nei confronti di altri o di se stessi? Disciplina il tuo cuore affinché possa dimorare oltre il perdono ed il torto, avvolgendo con amore e dolcezza la mente affinché possa dimenticare, nell'oceano di pace, dissolvendo alla radice ogni energia sospesa, poiché il ricordo, che crea gli oscuri legami insondabili, propositi di espiazione creando relazioni sempre più complesse e più difficili da annullare. Anche per questo i sentieri spirituali hanno sempre sottolineato l'importanza del perdono attraverso il quale il cuore si espande e cresce nell'amore mentre la mente poco per volta lascia andare la sua superbia e si abbandona, liberandosi dalle paure e dalle responsabilità, che la ostacolano. Infatti, fino a che avrai paura di alcuni aspetti della vita, la tua mente resterà legata a qualche energia da dissolvere e tu oscillerai tra opposti sentimenti, ma se ti concentri sul tuo cuore che, attraverso l'amore ha una più ampia visione della danza cosmica, ogni paura e rabbia dolcemente svaniranno e la tua mente diventerà docile e tranquilla e potrà aiutarti nel tuo cammino verso Dio. Comprendi che nella natura di sogno della vita, non ha senso avere paura di un sogno nel sogno, che esiste solo dentro di te e che mente e cuore devono collaborare a vicenda verso la liberazione, generando un'unica energia in cui nessuna paura potrà più turbarti e tu potrai danzare leggero, senza pensieri, e tornare con gioia alla sacra sorgente.